Un saluto a tutti gli amici di Unibet. Ci aspettavamo il sorpasso anche per una notte sulla Juve, non è arrivato. Abbiamo perso a Genova con un risultato bugiardo perché non meritavamo un risultato così penalizzante. Dobbiamo buttarcelo alle spalle, non pensarci, sapere che abbiamo dei limiti, che non siamo una squadra in grado di vincere tutte le partite, di imporsi in tutte le partite. Può esserci la gran giornata in cui tutto va dritto e battiamo anche la Juventus, come è successo. Può esserci la giornata in cui tutto va storto, rigore negato, espulsione di Paletta, gol degli avversari alla prima occasione, e allora perdiamo come è successo a Genova. Dobbiamo fare in modo che col Pescara sia una giornata positiva. Il Pescara mi sembra in grandi difficoltà e direi che è l'avversario perfetto per riprenderci e ritornare alla vittoria, sempre senza avere obiettivi di primo posto, primi tre posti, ma pensando partita dopo partita e ricordandoci che noi lottiamo per l'Europa League. Io dico che il Pescara lo battiamo, anche se manca Paletta, che è una brutta assenza. Vedremo se giocherà al suo posto Gomez o Zapata. Forse Zapata non è ancora pronto, anche se sicuramente è meglio di Gustavo Gomez. Per il resto praticamente la solita formazione. Spero che ci sia un po' più di spazio per la Padula, tra l'altro ex della partita contro il Pescara, anche se non penso dall'inizio, ma credo che la Padula meriterebbe qualche chance in più. Consigli per scommettere, direi vittoria del Milan e possiamo anche andare con una vittoria larga, magari scommettere sulle varianti dei tanti gol. Per esempio, non so, mi piacerebbe un 3-0, un 3-1, ecco, questo è il consiglio. Un saluto a tutti gli amici di Unibet.